Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. E se non sbaglio siamo arrivati già al 19° episodio della nuova serie di Lunar. Ma attenzione, perché l'ultima volta ci eravamo lasciati in un momento decisamente critico. Infatti siamo insieme a Red Sun e Eternal Sun pronti per accedere alla dimensione di Lunar. L'unico problema è che Lunar stesso è apparso e ha tentato di impedirci di completare il rituale per attivare il passaggio per poi accedere alla sua dimensione. Per ora stiamo resistendo, infatti Red Sun ci ha protetti, tutti quanti noi. Però secondo me Lunar non si arrenderà facilmente. Quindi forse è meglio se entriamo subito in gioco e tentiamo di aiutare i nostri amici. Altrimenti ci impedirà di entrare e forse riuscirà a fare qualche rituale non troppo divertente. Non dimentichiamoci ovviamente di Leak, di Irven soprattutto. E voi invece non dimenticatevi dei like per questa serie. Meglio se entriamo nel mondo ora. Ebbene, eccoci qua dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Come vedete non siamo in un momento molto piacevole. Là c'è Eternal Sun che sta tentando di terminare in fretta il varco per poterlo aprire, e qua Red Sun sta controllando che nessuno appaia all'orizzonte. Sto parlando ovviamente di Lunar, sperando che non appaiano addirittura altre entità. Qua vabbè, c'è il portale di ritorno, quello per scendere, e noi siamo qui tranquilli più o meno in attesa che loro aprano il varco, perché ovviamente andremo con loro, vogliamo vedere quello che vogliono fare veramente e come tenteremo anche di aiutarli ovviamente a sconfiggere Lunar, sperando ovviamente che quello che ci ha detto Leak non sia vero, che non abbia ragione. Di conseguenza stiamo attenti. Io non vedo nulla nel cielo, ma io dubito che lui si sia arreso. Esatto, Lunar non si sarà di certo arreso. Probabilmente ci attaccherà di nuovo, in un modo ancora più forte. Non penso sia affatto arreso. Potrebbe anche essere qui da qualche parte e escogitare un piano per attaccarci, eh? Tutto quanto è quasi pronto qui, ok. Quindi Eternal Sun ha quasi sistemato il varco e siamo quasi pronti per accedere alla dimensione di Lunar. Se facciamo in fretta, magari, ecco, riusciamo a fare qualcosa senza che arrivi Lunar? Il santuario necessita del sacrificio. Ah, praticamente il sacrificio è quello che ha fatto qua sotto con le teste, in sostanza, eh? Eh sì, ho ben presente. Aiutaci! Ci pensi te? Ci possiamo pensare noi, eh? Ok, possiamo assolutamente pensarci noi al rituale, possiamo mettere le teste. A parte che ne abbiamo, ma mi sa che ce ne sono anche date delle altre. Scriviamo comunque ok, perché ovviamente vogliamo aiutare. Sì, probabilmente ci date delle altre, eh? Allora facciamo così, andiamo di sotto subito e iniziamo a mettere le teste. Così poi potranno sacrificare le teste, tramite il rituale ovviamente, e avere l'energia necessaria per aprire il varco. Ok, eccoci qua, infatti sì, qua sotto è tutto quanto spento. Non credo ci sia un ordine per fare questa cosa, quindi direi di mettere semplicemente le teste così. Facciamo più in fretta che possiamo, ovviamente. Ecco fatto, vanno 12 teste se non sbaglio, eh. Ecco, siamo quasi, siamo già a metà. Forza che dobbiamo solamente fare in fretta, eh. A parte che Eternal Sun dovrebbe... non so se è finito, ecco. Perché stava sistemando qualcosa proprio al varco. Ok, ultime tre teste. E direi che... questa no, attenzione, questa è leggermente storta. Non so se cambia qualcosa. Meglio, ovviamente, non rischiare. Comunque fatto, eh. Direi che abbiamo messo le teste. Sì, non si vedono perché sono abbastanza lontane. Però da qui, in teoria, sì, si vedono tutte quante le teste. Queste qua le riuniamole qui. Vediamoci quello scudo che potrebbe, boh, servire forse. Beh, meglio di niente. E a questo punto direi che vediamo se si attiva, eh. Teniamo anche tutto quanto qua rigenerato e vediamo, dai. Ora tocca a loro. No, la nostra cosa abbiamo fatta, anche se sì, non è che abbiamo fatto chissà cosa. Attenzione. Mi sa che si è attivato, eh. Ok. Vediamo, sì, assolutamente, ok, ok. Perfetto, rituale avvenuto. Io posso brillare la luce del cielo durante il rituale. Impedirà a lui di arrivare. Ah, oddio, è vero. Se Red Sun mantiene giorno con lui in cielo, Luna non può apparire. Il varco, anzi, il santuario attiva solamente durante la notte. È il rituale. Ah, ok, quindi niente da fare. Il rituale per aprire il passaggio in un'altra dimensione, di Lunar soprattutto, richiede la notte, di conseguenza non è un rituale che si può fare di giorno, massimo al tramonto però, ecco. Preparatevi, ok, mi sa che si parte, eh. Aprirà il varco ora però, attenzione, perché Lunar non si è ancora fatto rivedere, è strano che si abbia rinunciato, eh. Mi sembra molto strano, forse sta aspettando il momento giusto per fare qualcosa, eh. Attenzione, perché se dovesse distruggere il santuario potrebbe creare numerosi problemi.
dover rifare tutto. Sprecheremo tempo e Luna potrà fare altri rituali. Non va bene, non va bene. Però dai, vediamo di procedere ora, eh. Eternal Sun. Ok. Perfetto. Oddio. Si sta aprendo, eh. Si sta aprendo. Ok. Aperto? Ok, anche il passaggio qui. Tutto sembra essere... Ok, quindi, no? Il varco è pronto. Che dite? Andiamo? Forse è meglio se andiamo, eh? Meglio se andiamo, esatto. Ma il ritorno non sarà facile, eh? Beh, sicuramente. Una volta sconfitto, uscire non sarà un problema. Ah, oddio, beh, è vero. Se Lunar fa... Che? Oddio, è Lunar! È Lunar? Oh! Oh! Cavolo! Che ca... No, 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 no! Oh mio Dio, attenzione! Oh mio Dio, c'è Lunar, ma gli altri sono entrati, non ho... Non ho visto! Cavolo! Corri, 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 corri al varco, corri al varco! Oh, oh no, è qua! Oddio! Ci ha tagliato la strada, ci ha tagliato la strada! Cavolo, come facciamo però? Non vuole che andiamo anche noi! No, 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 si è messo davanti a noi, non vuole che... Questo è un problema, ha rotto il varco, non si vuole fare andare là. Ora penso a loro. Loro sono riusciti a entrare, ma noi no, e ce lo vuole impedire. Come avete appena visto. Grave errore. Importante che sono entrati loro due, credo, no? Noi non possiamo fare moltissimo, ma non preoccuparti. Però cercare anche te, oddio. Verrà a prendere anche noi. Oh, cavolo. Mi sa che se n'è andato, eh. Sì, credo che se ne sia andato, però ha chiuso il varco. Ha danneggiato e chiuso il varco, in sostanza. Oh, cavolo, questo è un problema, eh. Questo è un problema molto serio. Perché ora noi non possiamo raggiungere gli altri, dato che ha distrutto il varco. Il varco è ancora integro, ma ha chiuso proprio il portale del varco. E come facciamo a attivarlo? No? Noi non ne siamo capaci. Voglio dire, deve essere una cosa abbastanza fattibile, però non da noi, mi sa. Che cavolo possiamo fare? Perché ora gli altri sono rimasti da soli, ok, sicuramente loro sono più forti di noi, attualmente no. Però non potremo aiutarli, non potremo fare nient'altro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è arrivato Leak. Forse lui si potrà aiutare. Raggiungiamo Leak un attimo. Perché è arrivato qui. Beh, meglio di niente, no? Bene, non c'è nulla che possiamo fare ora. Ah, ok, quindi... Mi sa che non c'è una soluzione, non possiamo raggiungere gli altri e assicurarsi che sconfiggano Lunar e che non facciano anche altre cose strane o che loro perdano contro Lunar e di conseguenza Lunar si potenzia. Come andrà a finire là? Esatto. Non sappiamo come andrà a finire perché loro vanno a combattere Lunar, anzi vogliono sconfiggerlo, come ha detto Eternal Sun. Per poi tornare. Vieni qui. Ok, cosa intendi con vieni qua? Aspettate, mi sa che ci ha dato... Sì, ci ha dato una bussola. Ah, una bussola per la magione. Ok, teniamola qui. Ti ricordi il passaggio segreto? Sì, quello per andare in quella dimensione, in, diciamo, nether opposta. Anziché andare là, continua dritto. Troverai un portale. Poi attenzione, c'è qualcosa che non va alla magione. Ok. In sostanza vuole che andiamo alla magione, in poche parole. Vuole che raggiungiamo la sua magione, che sarebbe in quella direzione, ma immagino che sia molto lontana e di conseguenza ci consiglia di andare tramite il Nether e poi attraversare un portale del Nether, perché altrimenti a distanza credo che sia troppo elevata. Ok, va bene. Sentite, andiamo di sotto allora. Vediamo come funziona qua, direi di sì che funziona perfettamente come previsto. Adesso però, cavolo, qua è tutto ultra buio. Io spero che diventi giorno tra poco, perché di questo passo qui non si vedrà un bel niente. Anche alla magione, se dovessimo arrivarci, non si vedrà un bel nulla. Dobbiamo accedere al Nether, quindi. Però ecco, speriamo che... è l'alba, per fortuna, eh.
quindi in teoria tutto abbastanza tranquillo. Quindi prepariamoci, perché tra non molto direi di andare proprio nel Nether e di proseguire la... attenzione, si stanno spegnendo dei totem di Herobrine, mi sa. Assolutamente sì, prima erano accesi questi. Anche nella scorsa live avevo fatto notare. E ora si stanno spegnendo. Questo non credo che sia un buon segno, Proprio per niente. Dobbiamo proprio riportare in vita Herobrine. E credo che Leek sappia come fare. Ci aveva anche accennato qualcosa. Se vi ricordate, no? C'è una cosa, andiamo subito nel Nether e vediamo di raggiungere la magia di Leek, quindi. Aspetta un po' di strada qui, e anche giorno, per fortuna. Vediamo di andare nel Nether, quindi. Diamoci la mossa e vediamo di raggiungere Leek. Per forza di cose, ora... dovremmo stare attenti a Leek, ma... non abbiamo altra scelta, dobbiamo un pochino fidarci di lui in questo caso. Anche perché altrimenti non sappiamo che altro possiamo fare, no? Sia per Herobrine, ma che per gli altri. Ok. Entrati nel Nether, andiamo di qua e facciamo il solito giro fino a raggiungere quell'area che ci ha detto. Praticamente l'area dove c'è il passaggio segreto per andare a dimensione segreta, simile al Nether ma di ghiaccio. E da là poi dovremo proseguire dritti invece. Forza, cerchiamo di non perderci. E cerchiamo ovviamente quel portale, quindi il portale del Nether creato da Leek per raggiungere velocemente la sua magione. Sempre in quest'area, però andando avanti parecchio... sapete, la distanza del Nether è diversa rispetto a quella dell'Overworld. Di conseguenza, fare più strada del Nether significa farne tantissima nell'Overworld. Ma non serve spiegare queste cose, sapete già perfettamente. Andiamo di qua. C'è la scorciatoia che abbiamo imparato di recente. E da qui potremo tranquillamente accedere all'altra parte della fortezza del Nether. Quindi esattamente di qua. Proseguiamo, anche se in realtà siamo quasi già arrivati. Forza, dai. Ok, siamo arrivati alla zona qui dove c'è anche la torcia storta. E di conseguenza dobbiamo andare di qui. E poi, esattamente qua sotto, dove siamo noi ora, c'è il passaggio segreto, vi ricordate, no? Esattamente di qua. Però noi in realtà non dobbiamo andare di qui a sinistra e poi, ecco. Dobbiamo andare dritti, quindi. Ovvero di qua. Siamo mai andati di qua? Forse qui abbiamo dato un'occhiata. Beh, sicuramente di qua sì, perché si raggiunge la piramide di Red Sun. Qui abbiamo dato un'occhiata, senza ombra di dubbio. Già qui, in realtà, non mi ricordo se abbiamo dato un'occhiata, Qui non lo so, effettivamente. Però di qua mi sa che non siamo effettivamente mai andati. Anche una cesta, non so adesso se mettermi a controllare. Oddio, quanta ossidiana c'è. Beh, prendiamone un po', direi che potrebbe servirci. Non lo so. Però proviamo a proseguire di qua allora. Vediamo se c'è qualcosa. Tra l'altro qui non dovremmo essere nemmeno troppo lontani dalla zona di Red Sun. Non lo so, Qui invece è un bel niente, ok. Vabbè, ma acciarino ci abbiamo già, lasciamo qua per emergenza. Non ci interessa. E oh mio Dio, guardate qua invece. Portale di Leek. Questo è importante. Questo è molto importante. Tra l'altro, non so se avete notato, ma sembra che Leek conosca molti segreti del Nether. E ora ci ha appena detto che... cioè, abbiamo dimostrato che possiede un portale proprio nella fortezza del Nether, quindi luogo legato a Herobrine, ma soprattutto a Magmors. Non è che i due collaboravano veramente? Anche perché oltre a questo varco qui nella fortezza conosceva anche quel passaggio segreto che forse solo Magmors sapeva? Lì che si deve dire di più, dobbiamo scoprire di più, perché secondo me i due erano chiaramente amici. Attraversiamo il portale. E ok, direi che ci siamo. Ok, siamo nell'Overworld. O almeno quel che sembra essere un Overworld, con una nebbia abbastanza invadente. Sì, quest'area è veramente particolare. C'è una nebbia assurda, se ci pensate. Ok. Comunque noi dobbiamo andare esattamente di qua. Seguiamo la bussola. Pianura, comunque, foresta, qui nulla di che. Se abbiamo una bussola, sicuramente troveremo la magione. Ricordiamoci anche come si fa a tornare indietro, perché sennò poi è un casino. Ok, qui foresta di questi alberi qua. Però magione ancora, nessuna traccia, ma in realtà, cioè, il portale non so se si vede, ma è tipo là dietro, quindi non è che abbiamo fatto molta strada. Continuiamo di qua, dai. Ah, infatti guardate, Qua c'è già il bioma, quello giusto.
sa che siamo quasi arrivati, quindi, eh? Questa nebbia non aiuta, ma immagino che a breve riusciremo a vedere la magione. Possiamo scommettere, eh? Ok, stiamo andando avanti già da un pochino, in realtà. Però qua, guardate, c'è un percorso, mi sa che siamo arrivati. Mi sa che siamo proprio arrivati, Questa nebbia mi inquieta parecchio, non è che mi piace molto, sinceramente. E poi non so perché in questa parte di Overworld c'è la nebbia, mentre in quella iniziale, no. Forse è questo che ci aveva detto Leak, dato che... Cerco di fare attenzione, Diamo gli occhi aperti, perché... C'è Leak che ci dice di fare attenzione, mi sa che... Eccola qua la magione, un pericolo... Potrebbe chiaramente esserci, Meglio se stiamo attenti, quindi. Torniamo di qua. E siamo praticamente arrivati alla magione ora. Molto bene. Direi di entrare anche nella magione, che dite? Dovremmo incontrare Leak. Non credo ci voglia fare del male, perché se avesse voluto farci del male, avrebbe potuto farlo già da un po', Direi che siamo anche arrivati. Eccolo là, Leak. Leak è proprio qui nella magione. Ovviamente. Benvenuto nella mia magione. La ringraziamo, dai. Molto gentile di questo benvenuto, no? Sentiamo però che ha da dirci. Ci ha portati qui per cosa? Secondo me c'entra Herobrine, dato che ci aveva già parlato, ma poi forse anche qualcos'altro. Sto sistemando le ultime cose. Aspetta qui. Ok. Non ce ne andremo, anche perché se questo è un luogo pericoloso, forse è meglio stare nella casa di un'entità, no? Prendi la prima stanza a sinistra, su dalle scale. Va bene, ringraziamo di nuovo. Sì, praticamente ci ha accolti qui nella sua magione, dandoci anche una stanza. Però non fidiamoci mai troppo di Leak, lo sapete. A presto. Ok, a presto, Andiamo, Quindi di sopra, a sinistra, ovvero... sinistra è di qua. Quindi dobbiamo proprio andare da questa parte. Prima stanza a sinistra. Credo proprio di sì che sia questa, C'è anche un letto e... un po' di cose qua per sopravvivere. Molto interessante questa cosa, Siamo proprio nel mezzo della... foresta di Dark Oak, Ok, dai. Attendiamo quindi un attimo, perché Leak dovrà poi... dirci qualcosa. Cosa dovremmo fare? Penso proprio che lo scopriremo... tanto molto... nel prossimo episodio. Quindi vi aspetto qui, ovviamente. Nel prossimo episodio. Alla prossima. Ciao.